Volare. Oh. Ecco cosa succede quando si unisce la danza con l'arrampicata, ma prima di approfondire ti dico le solite cose da youtuber, link in descrizione, commenta, condividi. Fatto. Dunque, la danza verticale fa la sua prima apparizione in una coreografia dell'americana Trisha Brown nel 1970, in cui c'è un danzatore che discende con un'imbragatura lungo le pareti di un edificio di Manhattan. E non era l'uomo ragno, penso. In seguito, sempre la Brown farà muovere i danzatori su musei, gallerie d'arte, stazioni ferroviarie, tronchi d'albero, cercando l'integrazione tra danza e spazio, mettendo in relazione il movimento con l'architettura e l'ambiente. L'architettura stessa diventa scenografia e la danza verticale sperimenta nuovi modi di interazione con essa. Nel frattempo, in Francia, negli anni 80, l'arrampicatore Antoine Le Ménestrel svilupperà la sua personale poetica in una pratica mimica e teatrale sempre in verticale. In pratica, la danza verticale si svolge al di sopra del suolo, su muri o pareti di edifici o su pareti rocciose. E come detto all'inizio, i danzatori sono ovviamente sospesi con imbracature da arrampicata. Se non ricordo male, in Step Up 4 c'è una scena verso la fine del film in cui si fa danza verticale. Comunque, nel dubbio, nella saga degli Step Up praticamente ci sono tutti gli stili di danza. Affine alla danza verticale c'è la danza aerea, danza che nasce in ambito circense col nome di contorsione aerea. Alle tecniche acrobatiche, che sviluppano flessibilità e controllo del corpo, uniscono la danza, che aggiunge leggerezza, eleganza e teatralità, che è tipica dei ballerini. Chi pratica la danza aerea si chiama aerial performer e utilizza una vasta gamma di attrezzi per poter fare le sue acrobazie in aria, tipo il trapezio, uno degli attrezzi più antichi e conosciuti, le corde, imbragature varie, il cerchio sospeso che consente varie figure sia statiche che in movimento e il più famoso di tutti, i tessuti aerei. In questa disciplina è molto utile avere solide basi di danza classica o moderna per poter apprendere più rapidamente le tecniche della danza aerea. E certamente non manca avere una buona dose di costanza, determinazione e magari non avere paura delle altezze come il sottoscritto. E siccome questo video sta durando troppo poco, ci aggiungo uno stile bonus così debotto senza senso. Parliamo brevissimamente dell'Heels Dance, che prende il nome dalle scarpe coi tacchi a spillo che bisogna indossare per tutta la performance. Sì, bisogna ballare sui tacchi a spillo sui generi musicali come l'hip hop e l'R&B, con coreografie che prevedono giri spaccate e movimenti veloci. E sì, non è una danza per niente facile. E no, questa danza non è un'esclusiva femminile, la possono ballare anche i maschietti. Questo stile nasce nei primi anni 2000 dai videoclip statunitensi. Ad aiutare la diffusione dell'Heels Dance ci ha pensato Beyoncé col videoclip Single Ladies. Ok, nonostante l'improvvisa aggiunta bonus, questo video sarà comunque breve. Beh, meglio così. Come sempre, grazie per aver guardato. Se ti va, condividi e noi ci vediamo alla prossima. See ya!